Ho sempre amato le contaminazioni. Del resto, per mezzo secolo, mi sono dedicato a una disciplina che di per sé è una grande contaminazione, nella quale tutte le discipline coinvolte non sono più le stesse, ma parti necessarie e indispensabili di una sola, che è l'urbanistica. E anche stavolta, con il libro Selim e Isabella, ho voluto compiere una grande contaminazione all'interno di quel Mediterraneo che ne è la cornice barocca, nel senso di estro e fantasia, stupore e invenzione, stravaganza e bizzarria, irregolare come una barocca, cioè come una perla portoghese. O magia del Mediterraneo, naufragi, rapimenti, tradimenti, zingari, corsari, un mare di dolciumi, paesaggi unici, mogli civette, bellezze mozzafiato, harem e bagno turco, eruzioni, intrighi, imbrogli, equivoci, scambi di persone, addii, isole che emergono e scompaiono, nei reidi che affiorano fra la spuma del mare. Tutto ciò è Selim e Isabella, le fiabe parallele di un'italiana in Algeria e di un turco in Italia.